scelti i delegati per il Quirinale. Riqualificazione della spesa regionale. Fusione di comuni. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 20 gennaio, il Consiglio regionale ha commemorato Marcello Garino, consigliere regionale e assessore nella quinta legislatura, e designato i 3 delegati a rappresentare il Piemonte per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ha approvato anche il testo, con i relativi atti di indirizzo, del provvedimento per la riqualificazione della spesa regionale, il cui esame era ripreso dopo la pausa natalizia nella seduta del 13 gennaio. In serata l'Assemblea ha infine approvato in prima lettura la modifica statutaria che prevede la pubblicità dei lavori delle commissioni e 3 delibere per l'indizione di referendum consultivi per la fusione di comuni. In primo piano. Designati dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio i rappresentanti del Piemonte per l'elezione del Presidente della Repubblica, a integrazione del Parlamento in seduta comune, convocato per giovedì 29 gennaio. Sono i Presidenti di Giunta e Consiglio, Sergio Chiamparino e Maro Laus, e per l'opposizione il Capogruppo di Forza Italia, Gilberto Pichetto. L'Assemblea legislativa ha approvato il 20 gennaio la riqualificazione della spesa regionale. Tra le novità della legge, la gestione delle casse delle aziende sanitarie da parte di Finpiemonte per monitorare l'andamento della spesa, la razionalizzazione delle società partecipate, la revisione dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, che si occuperà anche delle gare per il trasporto ferroviario e su autobus. Nasce l'Agenzia Foreste e Territorio, che viene integrata con l'IPLA. L'Assemblea ha approvato le delibere che danno il via libera ai referendum per l'istituzione di 3 nuovi comuni, 2 in provincia di Biella, 1 nel Verbano Cusio-Ossola. Si tratta di comune di Mortigliengo, che dovrebbe nascere dalla fusione di Casapinta e Mezzana, del comune di Lessona, dall'unione di Crosa e Lessona, e del comune di Borgo Mezzavalle con Seppiana e Viganella. I referendum potranno svolgersi tra il 15 aprile e il 15 giugno con il turno delle amministrative. In breve. La Commissione Cultura ha effettuato il 21 gennaio un sopralluogo al Museo di Scienze Naturali di Torino, dove sono iniziati i lavori di ristrutturazione dopo l'esplosione dell'agosto 2013. I lavori, che dovrebbero concludersi nella primavera del 2016, saranno anche l'occasione per ripensare il modello gestionale del museo. A pochi giorni dai fatti di Parigi e dalla ricorrente del giorno della memoria, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio regionale Mauro Laus e Nino Boeti hanno ricevuto una delegazione del gruppo dirigenti Fiat e dell'Auschwitz-Birkenau Museum, insieme a esponenti della comunità ebraica. Occasione dell'incontro, la visita del direttore del museo a Torino, dove ha ricevuto da FCA le chiavi di 2 automezzi destinati alle attività culturali del campo.